Il Consiglio europeo dovrà poi affrontare le questioni della crescita. Su questo, ancora una volta, non posso che ribadire la posizione italiana. Il Fiscal Compact e le sue declinazioni hanno comportato, a mio giudizio, a nostro giudizio, un danno alla direzione politica economica dell'Europa, non dell'Italia, anche dell'Italia, ma dell'Europa. Lavorare per avere un approccio diverso richiede tanta energia, tanta determinazione e tanta tenacia.